Cominciamo dal primo esempio. Sì, qui abbiamo queste due porzioni di questo oggetto che sono dello stesso grigio, le vediamo uguali. Sì. Ma se togliamo questa barriera, ecco che il nostro cervello, in base all'illuminazione e al contrasto, interpreta questa zona come più chiara e questa più scura. Eppure sono dello stesso colore. E qui succede la stessa cosa, ma è molto più evidente. Abbiamo una scacchiera che sì, è stata preparata da un professore dell'MIT di Boston, studiata apposta. E allora questo riquadro, che sembra più chiaro, se noi lo spostiamo, ecco che precisamente diventa scuro. Cioè, ma guarda, è un gioco di prestigio. Torna qui. In realtà rimane dello stesso colore. Rimane dello stesso colore. È il nostro cervello che in questo caso è per contrasto con i quadrati neri, nell'altro per contrasto con i quadrati bianchi e anche sulla base di un'ombra finta peraltro e dipinta, legge questa realtà come più chiara e più scura. Quindi è facile ingannarlo il cervello. Oh sì, e questo avviene anche per i colori. Questo avviene anche per i colori. Qui per esempio abbiamo questo cubo, questi due quadrati sono uguali e sono marroncini. Questo più sotto è più chiaro ed è arancione, ma in realtà il colore è esattamente lo stesso. Questi sono due quadrati arancioni identici, in realtà questi due colori sono uguali, è il cervello che li legge in modo diverso. E qui l'esempio è ancora più eclatante, perché vediamo questi due cagnolini. Sì, questo direi sostanzialmente giallo, secchia, e questo più blu. E questo più blu. Adesso la invito a muovere questo cagnolino verso l'alto. Ecco cosa succede, ecco. Cambia colore, ma come cambia? È sempre lo stesso, eppure cambia. È sempre lo stesso, non cambia colore, ma il nostro cervello lo vede in modo diverso. Qui lo vede più giallo perché è su un fondo blu, qui lo vede più blu perché è su un fondo giallo. È esattamente uguale a questo. Sono due cagnolini identici, ma che leggiamo in modo completamente diverso. Ecco,